dato una mano a tutti quanti, ci sta facendo capire come uscire da questa storia di quello che ci sta, sì, sta abitando, come il cammino in maniera, diciamo, sommersa. No, no, ci sta dando, diciamo, dei diritti. Una cultura. Ma che tipo lo scelta? Ma che un incarico da parte del comune di Arcamino. Non si è divisa l'incarico di nome. No, c'è la però non è il responsabile. Ma lui è il lui lo che è scusato, non fate vedere una nuova firma sulla responsabilità. È il come si dice? No, mi serve dire. Ah, no. Penso la ma se mi hanno avviato a Fiumoni ci hanno messo dopo i comuni dal Camerone. Ma è sì. Non si spiega. Allora, il signor Oscar Rumolo, che era titolato a stare qua, quindi noi ce l'avevamo, è stato mandato a casa per decisione vostra. Il signor Oscar non ha mai chiesto di mettersi, come ha detto, ha chiesto a lui l'aspettativa. Io gli ho detto che a me non mi sembra. Mi sono andato a prendere la carta, che è questa qua, se voi te la leggo, e in questa carta si evince che avete scelto di tenerlo a casa. Ma la domanda mia è, il comune è in dissesto, non ci abbiamo personale, il personale è poco, e noi scegliamo che l'unico dipendente in grado di fare queste cose, di redigere questi atti, praticamente lo teniamo a casa e lo paghiamo gratis. Perché? Ma come ci fate rispondere? Evidentemente non è della dita all'amministrazione. Siamo qui per rispondere. Assolutamente. Allora, dottore, scusate, voi potete dare l'originale di questa nota integrativa a cui fate il responsabile? Questa no, portato un perché a casa. Allora, abbiamo finito, ci sono altri interventi. Per quanto riguarda le sentenze legali a cui faceva riferimento il consigliere Monti, darei la parola al consigliere Mennella. Le sentenze che abbiamo detto prima ci sono, sentenze legali, gente che ci deve i soldi, hai fatto tra le cose che hai detto, hai detto anche questo. Dobbiamo rispondere, non mi interessa. Tu sai, in questo sono molto corretto, tutto quello che tu dici, lo tieni alla lettera proprio per rispondere. Sì, allora sull'argomento è molto semplice, sicuramente tu fai riferimento alle sentenze che hanno visto coinvolto un imprenditore, ovvero un albergatore, che in primo grado aveva ottenuto ragione di circa 1 milione di euro. Queste tre sentenze sono state appellate perché nelle more il comune di Larcamena ha rinvenuto agli atti la prova della regolarità delle notifiche tempestive di tutti gli atti impositivi, quindi abbiamo ragione di credere, visto che sono atti depositabili anche in sede di appello per quanto riguarda il contenzioso tributario, abbiamo ragione di credere che tutta quella partita sarà recuperata di nuovo all'attivo dell'ente. Però adesso abbiamo allo Stato, diciamo, abbiamo una sentenza di primo grado dove l'ente è soccombe. E abbiamo perso il primo termine. Però diciamo questo no. Siccome l'osservatore osservazione era riferita al documento programmatico, laddove l'ente diciamo, si impegnerà per il recupero delle diciamo, partite che sono da recuperare per l'esecuzione dei confronti di chi non paga, il comune lo sta facendo, l'ha fatto e quindi è in linea col documento programmatico. In linea no, perché secondo me in realtà i ricorsi sono nati tutti quanti nel 2016, sì. Quindi tecnicamente nel 2016 il comune è stato inadempiente nel non costituirsi e difendersi. Quindi non è no, allora, poi c'è stato in realtà poi dopo perché per chiarirci è stato fatto ricorso nel 2016, il comune non si è costituito e quindi tecnicamente si è avuto una pronuncia in primo grado.
e ha dato ragione all'imprenditore. Però ti posso spiegare il motivo? Però. No, cioè, perché no, è importante questo. Perché non si è costituito? No, perché leggendo le sentenze con altre istituzioni, leggerai che il soggetto che era. Ma il soggetto che era deputato a fornire la prova in giudizio per la riguarda degli atti era l'Equitalia. L'Equitalia che si costituisce in sentenza di circondario. Dice noi l'Equitalia che si costituisce in sentenza di circondario. Cioè che l'avvenuta notifica, che l'avvenuta notifica, l'avvenuta notifica non delle cartelle ma degli avvisi di pagamento era il comune che doveva fornire. Questo è quello che dice l'Equità, perché il comune è allora c'è il problema è un altro. Allora, il documento è programmatico, allora il documento programmatico, tu lì hai fatto queste osservazioni, si riferiva al fatto che il comune di Raccomeno non, diciamo, contrariamente a quanto è scritto nel documento programmatico, non si attiverebbe, non sarebbe in grado di recuperare i tributi dai cittadini o dai, diciamo, dai soggetti obbligati.